ragazze, allora oggi nuovo video, what's in my bag, e questa è la mia borsa di Louis Vuitton, è la Neverfull GM in tela Damier, è veramente enorme e pesa anche un casino, quindi spero che abbiate una mezza giornata perché veramente è strapiena di cose. Quindi iniziamo subito e partiamo dal primo oggetto che esce dal mio borsa, cioè salviettine. Queste non mancano mai, perché io da premettere che ho comprato questo borsone, non è un borsone, proprio per evitare tante volte di portarmi dietro il borsone da passeggino, perché avendo tre bambini tante volte mi scoccia portare 50.000 borse, allora porto direttamente questa qui e quindi metto dentro anche cose dei bambini, tipo appunto le salviettine, che non mancano mai. Un'altra cosa, i miei occhiali, questi sono di Chanel, però sono in macchina, scusatemi, comunque è rimasta solo la custodia, li ho lasciati in macchina. Scontrini, come sempre, poi una bottiglina d'acqua. Io, una cosa che non manca mai nella mia borsetta è proprio una bottiglina d'acqua, perché con i bambini, io stessa, non deve mai mancare, insomma, ho sempre sete. Poi esce anche un giochino con il sonaglio. Parlo un po' a bassa voce perché ho il piccolino che dorme, per cui ho il tono un po' basso. Poi ho il mio portafoglio, questo qui è di Michael Kors, è pieno di manate, vabbè. Comunque ho, vabbè, carte di credito, soldi, enorme. Questo portafoglio è grandissimo e ho veramente di tutto dentro. Cioè, vanno anche i documenti tranquillamente. Non vi faccio vedere il documento perché la foto è semplicemente spaventosa. E vabbè, vi lascio al dubbio. Poi, vabbè, c'è una bavettina carinissima. Adoro questa bavettina, me la porto sempre dietro. Questa qui, se non erro, l'ho comprata da Zara. Io adoro le stelline per i maschietti, sono troppo, troppo belline. E quindi ho la bavetta. Altro esce un pacco di gomme, queste sono le Erection, poco importa, vabbè. Poi fazzolettini, poi un'altra cosa che c'è nella mia borsa e che non manca mai è la crema mani. Io ho la pelle estremamente delicata, secca, quindi io, avendo sempre le mani nell'acqua, ho proprio l'esigenza di mettere la crema, quindi ho comprato questa qui. Devo dire che è buona, della Nivea, niente di straordinario, però è idratante ed è buona. Un'altra cosa che c'è, il mio beauty case. Qui dentro ho parecchie cosine, cioè a mucchina. Ho veramente il mondo qui dentro, ho la mucchina, ho una spazzola. Questa qui in realtà è di mia figlia, però mi visto che mi piaceva tantissimo il colore, questo verde Tiffany, allora è nella mia borsa. Poi ho il burro di cacao, questo è della EOS, come si chiamano, non lo so, comunque sono buonissimi. Poi vabbè, ho delle medicine, poi ho dei trucchi, questa è una cipria di Chanel, quasi completa, quasi finita. Poi vabbè, matite per le sopracciglia, ho una penna e poi un'altra matita occhi. Questa è di Chanel ed è buonissima, è una di quelle che compro sempre perché è veramente morbida, è scrivibile, veramente a me piace tantissimo, la compro sempre. Infatti quando iniziano a essere un po' più corti, poi la vado ad inserire nella mia borsetta qua, per il nella mia beauty case da mettere in borsa. Poi ho due rossetti, in realtà di solito ne ho di più, secondo me le mie bambine adorano i rossetti, le mie figlie, qualcosa si sorprese. Comunque ho questi qua, una di Kiko, una di Catrice, questo è l'ultimate color, è il 240, sì, ed è un nude, non si vede, quasi anche terminato,
Però è un bellissimo colore nude. E poi questo qui è vecchissimo anche. È un marroncino, è veramente carino. Non metta fuoco. Questo è il 92 di Kiko. E poi vabbè. Un altro pacchetto di gomme, supposte per i bambini, e niente, questo. Poi che altro c'è nella mia borsa? Le chiavi, questo è il mio portachiave con le mie chiavine, e niente, questo è tutto. E niente ragazze, questo era il contenuto della mia borsa, spero che vi sia piaciuto questo video. Vi ricordo per chi non è ancora iscritto di iscriversi e di mettere un pollice in su se vi è piaciuto il video. E quindi non mi resta che mandarvi un bacio e al prossimo video. Ciao!